È morto intrappolato nell'incendio che ha completamente distrutto la sua auto dopo lo schianto. La vittima è Andrea Spezzani di Reggio Emilia, 49 anni, che nelle prime ore di martedì ha avuto un tragico incidente stradale mentre percorreva via Molinazza a Scandiano. L'auto su cui viaggiava la vittima ha sbandato improvvisamente finendo fuori strada, dove si è schiantata a forte velocità contro un albero che era a bordo carreggiata. Quando i primi soccorsi sono arrivati sul posto, il suo corpo era già carbonizzato. Secondo quanto ricostruito, il 49enne stava raggiungendo una vicina azienda nella quale lavorava da 12 anni come operaio specializzato in manutenzione. Tra le ipotesi, quella di un colpo di sonno o di un malore.